Bentornati a questa nuova parte di Team Sonic Racing, siamo qui con il capitolo 6, il rapimento, e proseguiamo con le fasi, ma questa volta invece di proseguire in ordine di fase, appunto, faremo la fase 6-7, perché così almeno ci togliamo subito quelle non importanti per i fini della storia. Quindi iniziamo con questa fase, che è una gara a squadre, e l'obiettivo è di non cadere più di 5 volte, o non sbandare più di 5 volte. Sì, giusto. Ok. Devo essere sicuro, perché coi numeri poi delle volte mi dimentico ed è un problema. Allora, possiamo prendere uno dei personaggi che non utilizzo quasi mai, oppure Blaze. No, anzi, facciamo uno del Team Rose e prendiamo Big. Diamogli una chance, poverino. Siamo a Sky Road, una delle piste che mi piace di più, ma allo stesso tempo odio. Non so, questo rapporto odio-amore è un po' strano. Ci siamo! Cerchiamo di fare una partenza almeno decente. Oh... Comunque non l'ho mai detto, ma ho cambiato un pochino anche la macchina di Big, anche se non si vede, non si direbbe, perché i colori comunque sono rimasti gli stessi, non ho cambiato la vernice. Però, come vedete, il pezzo dietro assomiglia alla testa di Froggy. Così, è molto strano come cosa. Non so chi mi abbia colpito, però... Meno uno. Cerchiamo di farci colpire meno di 5 volte. Per il momento uno non è tanto, quindi magari dobbiamo stare un pochino più attenti, ecco. Nel frattempo rubo tutti gli anelli. È vero, Big, salti meglio di Froggy, hai ragione. Chiaramente è difficile arrivare primi con un personaggio potenza, soprattutto se è un personaggio non velocissimo come Big. Però noi ci proviamo. Oh, 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 no, no. Colpisci qualcun altro. Siamo primi. Non me ne ero neanche reso conto. Mamma mia, quanto ho rischiato. Passiamo dove ci sono gli strumenti. Guarda il povero Chao che è perseguitato da Blaze, che ha tentato di colpirmi tra l'altro. Bravo Chao! Super Turbo! Possiamo prendere un po' di distanza dagli altri. Spero. Anche se non è stata proprio una buonissima idea. Oh no. Mannaggia. Ancora. Tutti adesso lo usano. Perfetto. E ciao, resisti col dottore. Comunque Voragine, ovviamente lo sapete che attrae tutti gli anelli e ruba gli oggetti agli avversari, ma ruba anche gli oggetti che sono stati usati, tipo le bombe o i cubi. Mannaggia. Sono stato stupido lì. Sono stato beccato una volta e poi ho fatto un trick che non dovevo fare. Quindi siamo stati colpiti 3 volte. Ho ancora un bonus di 2, diciamo così. E dicevo che il potenziamento Voragine ruba gli anelli anche agli avversari che sono di vicino, quindi li fa rallentare un po', perché gli anelli appunto aumentano un pochino la velocità della vettura.
Blaze. Sono contento. Ho il super turbo, però non voglio usarlo adesso perché mi serve più tardi. Anche perché ho soltanto più un colpo da spendere. Sono stato colpito 4 volte. Mi dispiace, ma devo usarlo, anche se non è proprio il posto migliore. Mamma mia. Spero di prendere qualcuno. Oh no. Non toccarmi, vai, vai, vai avanti, vai avanti. Anzi, adesso ti devo superare per forza. Sto rischiando tantissimo. Vai Silver. Io passo di qua. Devo arrivare primo. Beccatevi questo. Dai, 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 dai. E siamo primi. Sì, e andiamo. Meglio di così non si può. Grande ciao. Anche Amy stavolta. L'ultima volta non era stata molto brava, se ricordo bene. Bene, non è un'impresa facile con Big arrivare primo, come abbiamo visto in questa gara. Però ce l'abbiamo fatta, forse anche perché Silver alla fine ha mollato un pochino. Non lo so. Però dovremmo anche aver preso la chiave extra, perché sono stato colpito solo 4, cioè solo, più o meno solo 4 volte. E vediamo. Intanto abbiamo vinto con il team Rose. Tre stelline e chiave ottenuta. Quindi passiamo direttamente alla fase 6-8, che è ancora una gara a squadre e bisogna eseguire un super turbo almeno 2 volte. Ci siamo piloti, mettete alla prova i vostri limiti. Qua c'è un po' di storia, ma ovviamente una cutscene che abbiamo già visto. Quindi direi di utilizzare Silver o Tails, o forse uno... No. Utilizziamo Silver. Ok, si parte. Abbiamo saltato la cutscene. Comunque volevo dire, prima che iniziasse la cutscene, che sono sempre un pochino indeciso quando arrivo lì a scegliere i personaggi, perché comunque a me piacciono più o meno quasi tutti. Poi dipende anche dalle prestazioni, dalle gare, e quindi poi alla fine decido sempre di andare su quelli che preferisco, ma è una questione proprio di gusti. Quindi questo è quanto. Ora che so chi è Dodon Fa, posso gareggiare serenamente. È ora di gareggiare. Per me va bene. Ottima scelta. È per dire che se non utilizzo tantissimi altri personaggi è per una questione proprio di gusti. Nel frattempo abbiamo fatto una super partenza, che non mi capitava da un po' di tempo. Però siamo comunque undicesimi e la cosa non mi piace. Vediamo se riesco a recuperare qualcosa. Grazie. Io sparo. Mi spiace, ciao. Dobbiamo sfruttare molto le azioni in team. Grazie Zavok. Era Zavok, giusto? Tanto ti vengo a prendere. Sono il terrestre. Ti aiuto. Razzo, razzo. Sì, perfetto. Razzo. Sì, dai, dai, dai. Ecco, come avete visto, Voragine mi è servito per non far esplodere la bomba e utilizzarla. Abbiamo anche un super turbo. Dai che arrivo al primo posto. No, stavolta non mi freghi.
Era Vector? Pensavo fosse un altro. Infatti mi sono allontanato perché ho detto non si sa mai che mi capita di nuovo come Blaze l'altra volta. Forse era Amy, più probabile. Dobbiamo farmare un pochino anche di nuovo il Super Turbo, perché mi serve farlo due volte, quindi me ne manca ancora uno. Qualcuno vuole? Di nuovo me l'ha ridato? Dai ragazzi, datemi qualcosa di utile. Non c'ho più niente, nessuno. Meno male che ultimamente ste cavolo di colonne sono capitate in posti dove è possibile evitarle. Povera Blaze, dodicesima. Speriamo di ottenere presto il Super Turbo, perché altrimenti non so, anzi no, sicuramente non siamo primi, siamo terzi. Amy, ti puoi spostare? Mannaggia. Finalmente! Blaze ha eliminato un po' di gente, perché comunque il suo Super Turbo è durato tantissimo. Bene così. Anche perché siamo per finire al primo posto. Fine! Meglio di così non si può. Condivido. Primo, terzo e quarto. Non fa niente se nessuno è arrivato secondo, chi se ne. Anche perché abbiamo comunque vinto il trofeo. Cioè il trofeo, vinto la gara come squadra. E abbiamo ottenuto tutte le stelline e anche tutte le chiavi. Cioè tutte. E anche la chiave. Sì, sì, va bene, ho vinto. Grazie. Fiero di tutti voi. Il Team Vector vince grazie a Silver. Olè. Bene, abbiamo preso le tre stelline. Abbiamo preso la chiave extra. E ora passiamo alla fase 6-9, che sarà una testa calda. Ottiene un punteggio di almeno 45 sfiorando un unico palo stella. Va bene, selezioniamo Sonic come al solito. Come al solito i miei dubbi mi attanagliano e non mi fanno stare bene. E quindi cercheremo di prendere il primo palo con almeno più di 45, se ho letto bene. Speriamo bene, insomma. Fatemi un attimo osservare la posizione dei pali stella. Ok, credo. Sì, non è molto chiaro, però vabbè. Proviamoci, al massimo lo rifacciamo. Via! Vi saluto! Perfetto! Ora possiamo un po' svagarci, più o meno. Sono messi un po' in posizione molto fastidiosa, sti cavolo di pali. Almeno in questa parte. No, questo no. Stavolta non mi freghi. E l'ultima volta ho fatto un trick all'inizio pensando che ci fosse lo scalino e poi non c'era. Comunque per il momento stiamo andando abbastanza bene. Alcune volte sono lontani tra di loro, altre volte sono molto vicini. È un po'... ecco, tipo qua. Mamma mia. Non si può. Sì, non è comodissimo, ecco. C'erano altri livelli in cui era molto più facile. Oh no no. Mamma mia, che schifo.
Dai, dai. No. La posso fare, ne manca solo uno. Perfetto. Con anche 5 secondi di avanzo. Tanta roba. L'ho trovato abbastanza difficile perché non mi è piaciuto questa fase. Questo livello con la testa calda non... Con la testa calda. Nella fase testa calda non mi è piaciuto tantissimo, ecco. Vabbè. L'importante è aver preso la medaglia di platino. Abbiamo preso le 2 stelline, abbiamo preso anche la chiave extra e abbiamo fatto anche una ottima, io direi ottima prestazione, sì. Nel prossimo episodio finiremo anche le fasi extra e ritorneremo sul percorso narrativo che dobbiamo proseguire. Detto questo, io concludo qui la parte, quindi mettete un like se vi è piaciuto, un dislike se non vi è piaciuto, commentatevi il feedback, condividete per far piacere il canale, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, premete la campanellina per rimanere aggiornati con tutti i miei video, io vi ringrazio di essere stati nuovamente con me con Team Sonic Racing e quindi non mi resta altro da fare che salutare. Alla prossima, ciao ciao!